Benissimo, allora cominciamo benissimo questa bellissima edizione del Malpaga Folk & Metal Fest. Un applauso per noi, per gli Holy Shire, che nonostante tutto hanno tenuto il palco benissimo. Stiamo avendo un po' di problemi tecnici, però nessun problema, assolutamente. Adesso li risolviamo. Sì. Nel mentre, per chi non ci conosce, noi siamo in Nocturna, band italiana, siamo nati nel 2021 e quest'anno abbiamo fatto uscire il nostro secondo album sotto Scarlet Records, Of Sorcery and Darkness. Vedo tante facce conosciute, oltre al fatto perché anche io sono di Brescia Bergamo, quindi insomma, un po' di persone, gioco in casa. Però comunque tante persone che ci seguono sempre, quindi è sempre un piacere essere qua con voi e suonare per voi. Quindi veramente un applauso a tutti coloro che sono qua. Fatevi sentire ragazzi, fatevi un bel applauso! Nonostante sia venerdì, effettivamente venerdì si lavora. Giornata lavorativa, quanti di voi sono venuti qua dopo il lavoro? Grandi! Siete meravigliosi! Un doppio applauso per quelli che hanno lavorato oggi. Benissimo, allora io direi di iniziare a presentare un po' la seconda canzone, tanto che continuano i problemi. Allora, il secondo brano sarebbe una title track. Title track del primo album. Qualcuno vuole indovinare il nome? L'abbiamo sentita. L'abbiamo grande! Sentita. Daughters of the Night. 100 punti a Corvoni. Benissimo, esatto, questa è Daughters of the Night che arriverà. Quando arriverà? Ok, vediamo per quanto inizia. Eh sì ragazzi, è così, è il bello della diretta, insomma. Federico è molto pignolo. Dov'è Federico? Io non lo vedo qua, eh. Non c'è Federico? C'è. Federico chi? Federico chi? Beh ragazzi, partiamo con le barzellette, che dite? No, io non sono capace, se qualcuno vuole venire solo a raccontarne non una. Beh, allora, come hai vissuto la fase di registrazioni in studio? Faccio un'intervista. Bene, bene, è stato molto divertente con Federico Mondelli, per chi non lo conoscesse. Federico Mondelli è il nostro compositore dei nostri album, insomma, no? Quindi abbiamo sempre una collaborazione con lui e ovviamente anche con Frozen Crown, Volturian e tutta la famiglia, insomma. Esatto, nostri cari amici. Quindi è sempre molto divertente collaborare, fare cose insieme. Però sono cose a cui loro non gliene frega niente. Iniziamo! Ce la facciamo! Aspettiamo. Thank you.
e si chiama Midnight Sun. Ne abbiamo parlato prima, quindi questa è Preachers of Darkness. Yeah.
Allora, come dicevamo prima, ad aprile è uscito il nostro nuovo album, Sorcery in Darkness. E quanti di voi ce l'hanno? L'hanno ascoltato? Grandi! Urlate se vi è piaciuto! Bravissimi! Così vi vogliamo. Secondo me non gli è piaciuto proprio tanto. Non proprio troppo! Ma se mi è piaciuto! Molto meglio. Bravi, bravi! Vi vediamo carichi! La prossima è tratta dal nuovo album ed è Sapphire.